Questi non sono scesi più oggi, te lo dico io. Di là non possono scendere, giusto? No, ma di fuoco possono scendere. Pasquali, sei tu all'ascensore? Questo è l'ultimo posto dove possono andare. Aspetta. Là c'è forse, aspetta un attimo. Ho visto male io. Questo. Aspetta. Guarda dietro il motore del condizionatore. Dal garage si riesce a vedere qualcosa? Da sotto? No, no, io dico il pezzo più basso, sì. E qua non possono scendere. Qua nemmeno, men che meno, perché o si è... Ma sono vento, sì. Ma chi siete? Dove stanno? Qua. Apri! Se qualcuno apre il portone, si riesce. Ci andiamo, sono due, sono in sicurezza. Quinto piano del 29, abbiamo preso. Presi! No, lo parli italiano? Niente, niente italiano? Ho detto che abbiamo passato da una parte all'altra. Iniziate a scendere giù che ora guardo io. Guarda, per cui siamo, vediamo cosa c'hanno in tasca. Sì, due, sì. Ci sono io. C'hai tu? Sì. Aspetta. Parli italiano? Vero? Come no, parli italiano, vabbè, ok. Giorgiano? Fatto. Sei giorgiano tu? Giusto, vero che sei giorgiano? Dov'è alla fine? Questo è tuo? Sì, appartamento accanto. Cosa ti sei fregato? Che si entra dal... Abbiamo dovuto scavalcare. Ed erano nascosti dietro la paratia. E questo è perquisito lui? Sopra quella già perquisito. No, deve essere perquisito. Casa? No. No, le ha prese qualche appartamento. Dove le hai prese queste? Ehi, guardami in faccia. Capisci cosa sto dicendo? Queste dove le hai prese? Giorgio. Casa di Giorgio, devo girare con casa di Giorgio. This? Tom Fong? Cioè, mentre scendiamo dalla palazzina, tu dici, indicandole, i giorgiani. Sì, innanzitutto per una questione di caratteristiche fisiche, tipica di quell'area geografica. Seconda cosa è che i georgiani tendenzialmente sono, quando vanno a fare questi furti, sono vestiti come persone normali, si confondono con gli altri, un abbigliamento quindi proprio normale, puliti tendenzialmente, e poi sono degli abili scassinatori di porte. Tieni un attimo, passaporto georgiano su. Abbiamo arrestati tanti negli anni, negli ultimi 10 anni si sono proprio specializzati in questi furti, ci sono video che girano anche su internet dove riescono ad aprire porte blindate nel giro di 3 minuti. Capisci un po' di italiano? No, però come rispondi, com'è? Cioè capisci ma non mi rispondi, ok. Spesso hanno una base presso alberghi o presso case prese in affitto e poi dopo si spostano di zona in zona, quindi sono anche difficilmente rintracciabili, no? Ascolta, ma al signore di là, ma gli hanno rubato i soldi? No, adesso vado a parlarci, va. Ma cioè, vedi un po' se... Io prendo anche la denuncia, questo qua c'è un po' di soldi in tasca, nel portafoglio. Tanti. Non tantissimi, ma sono pezzi da 100. Allora, prima notizia positiva, presi. Domanda. Aveva soldi in casa? No. Niente? Ho controllato, se volete rifaccio un altro controllo. Ma... Sì, vada su a fare un altro controllo e lo vediamo. Quindi soldi lei, soldi 100, 200, 300, non aveva niente. Perfetto. Okay.